Allora, questo è un video proprio per i meno esperti, per tutte quelle persone che volessero passare ad Iliad, quindi portare il proprio numero e acquistare una SIM Iliad. Ci sono delle app di Iliad, e ce ne sono tante, ma molte non sono ufficiali, quindi bisogna stare attenti quando andate a scaricare determinate app. Perché insomma andrete a dare i vostri dati a delle persone sconosciute, quindi che non conoscete, specialmente se all'interno di queste app utilizzate le vostre carte di pagamento. Quindi mi raccomando, state molto attenti a questa cosa qui. Iliad non ha un'app per andare a vedere i giga, la rimanenza dei giga consumati, lo si fa direttamente dal sito. Quindi la prima cosa che bisogna fare per le persone che vogliono fare la portabilità verso Iliad è scaricare un'app ufficiale di Iliad. Si chiama Iliad Italia SPA, quindi quando andate a vedere queste app ci deve essere proprio scritto questa dicitura: Iliad Italia SPA, vuol dire che sono ufficiali. Come stavo dicendo, la prima cosa da fare è eventualmente scaricare l'app portabilità seriale SIM, che sarebbe questa qui. Questa vi può aiutare, naturalmente parliamo di portabilità, quindi se provenite da un altro gestore e volete portare, quindi volete passare a Iliad, installate questa app e vi aiuterà a leggere il numero seriale. Oh, c'è stato un attimo di blackout, adesso si è ripreso il telefono e vi stavo dicendo, qui noterete il vostro operatore. Naturalmente non sarà Iliad, sarà un altro gestore telefonico dove visualizzerà anche il vostro numero di telefono e il numero seriale. Quello è la cosa più importante, perché è il numero che dovrete dare all'operatore, quindi a Iliad, quando farete il passaggio. Questo lo potete fare anche eventualmente se avete con quest'app, lo potreste vedere anche se avete una dual SIM, quindi vedreste sia la SIM 1 e la SIM 2 con naturalmente i due vari operatori, se sono diversi oppure se sono uguali. Quindi il riferimento sarà per la SIM 1 e la SIM 2. Un'altra app che potrebbe essere utile, ma non è essenziale, specialmente se avete dei telefoni che sono usciti da poco, quest'app non è che serva più di tanto, si chiama Mobile Config, serve per configurare il proprio telefono. Allora, questo eventualmente se avete un telefono vecchio potreste avere delle problematiche, perché non riuscirebbe, non so, magari non riuscirebbe lo smartphone a leggere la SIM, quindi ha bisogno di un aiuto. L'aiuto è questo qui, Mobile Config. Potete scaricare, come vedete, anche questo qui, sempre Iliad Italia SPA, la installate e poi farà già tutto automaticamente. Questa è un'app che eventualmente potreste anche lasciare installata, non pesa più di tanto, così rimarrà sempre aggiornato se dovessero capitare magari degli aggiornamenti sulla rete Iliad. Una volta fatto questo, vedrete un messaggio del genere, quindi sarà configurato automaticamente. Ripeto, i telefoni di adesso, gli smartphone di adesso non hanno questa problematica. Una volta che voi inserite la SIM, partono in automatico e viene configurato immediatamente il vostro gestore telefonico. Se trovate qualche problemino con Iliad, installate questa app. Poi avevo notato anche un'altra app che poteva essere utile, però insomma non ho letto delle grandi recensioni, non ha dei punteggi altissimi, però ve lo dico, bisognerebbe provarla. Io non ce l'ho, però, a parte che io non le utilizzo perché Iliad ce l'hanno la mia compagna e le mie figlie, però potete provare questa qui, segreteria visiva Iliad, ha un punteggio 3.8, insomma non ha delle recensioni chissà come. Cosa serve? Serve per andare a vedere, visualizzare direttamente la propria segreteria telefonica, quindi se vi hanno lasciato dei messaggi potete
farlo direttamente anche da quest'app. E poi quella invece più importante è quella dove vogliamo guardare, vogliamo tenere sotto controllo i nostri consumi, i minuti, gli sms, sapete che sono bene o male illimitati, e il consumo dei giga che dobbiamo vogliamo controllare. Non c'è un'app ufficiale, quindi mi raccomando, diffidate da altre app, almeno io non installerei un'app che non sia ufficiale, poi fate come credete. Eventualmente come si può fare? Lo si può fare direttamente dal web, dal vostro smartphone. Cosa andrete a fare? Entrerete direttamente su internet sul sito Iliad, magari lo facciamo anche insieme, eccolo qui. Scrivete iliad.it, andate direttamente nella pagina di Iliad e in alto a destra, dove ci sono i tre puntini, basta cliccarci sopra e andate in basso e cliccate su aggiungi a schermata. Qui gli potete dare anche il nome, ci sarà Iliad App, possiamo lasciare anche così, e facciamo aggiungi. Aggiungere alla schermata home, perfetto. Collegamento aggiunta, e adesso andiamo a vedere dove ce l'ha buttata. Ed eccola qua. Allora, io qui ho la mia cartellina dove ci sono tutte le app, a parte che qui vedete ce l'avevo di già anche lì. Poi dopo queste sono tutte le altre delle sim che ho, e come vedete è questa qui. Lo mettiamo qui sul mio bel faccione, basta cliccarci sopra, quindi è come avere una un'app, è uguale. Entrate, vi porterà logicamente sopra il sito. Qui adesso a me fa vedere, dovrei andare area personale e poi qui inserirete vostra ID e password. Una volta inseriti i vostri dati, voilà, vi trovate la vostra app, è uguale, solo che questa qui è direttamente dal sito. Avrete tutti i dati, avrete i consumi, le chiamate, gli sms, quanti giga avete consumato, quanto vi rimane, quanto avete di credito, se volete ricaricare il vostro numero. Quindi lo fate tutto direttamente all'interno del sito Iliad, che è la parte più sicura e non cambia assolutamente nulla. Bene ragazzi, io direi che mi fermo qui, vi ho fatto vedere bene o male quali sono le app ufficiali di Iliad, le altre vedete voi, le volete scaricare, le volete utilizzare, l'importante insomma che all'interno non dobbiate inserire le vostre carte di pagamento, quindi io lì insomma non ci metterei la mano sul fuoco, sapete, sono terze parti, non sapete chi c'è dall'altra parte, quindi eviterei. Fate magari in questo modo, quindi la configurazione, se avete dei problemi a configurarlo, ma ripeto, dovrebbe andare già in automatico. Poi c'è l'altra app che potrebbe servirvi per fare la portabilità, ci sono, è più importante, ci sono anche altre app che possono fare questa cosa qui, questa però è magari proprio specifica di Iliad. E poi quella più importante è proprio quella dove si può andare a vedere il proprio credito. Sento tantissima gente che si lamenta, ma non ha un'app, Iliad come non fa l'app dedicata per il consumo, eccetera eccetera eccetera. Come vedete e come vi ho fatto vedere, cioè è la stessa identica cosa. Ditemi cosa cambia da un'app o questa qui che è direttamente dal sito ufficiale. Non cambia assolutamente nulla, quindi basta lamentarsi. Va bene ragazzi, spero di aver fatto cosa gradita a tutte quelle persone magari meno esperte che volevano avere qualche delucidazione. Noi ci vediamo nel prossimo video, grazie per essere stati qui fino alla fine, e il solito saluto ai nuovi vecchi iscritti e il solito abbraccio a chi mi vuole bene. Ciao ciao da Teto.